ragazzi, rieccoci qui su un'altra puntata della nostra Esonero Challenge. Oggi ragazzi facciamo la Juventus. Allora, budget 72 milioni e 8. Quindi per noi va più che bene. Vabbè, vogliono il triplete, come vedete è successo in patria, è successo continentale, fama del brand, finanze molto basse, crescita giovani normale. Ok, allora come nome per il nostro allenatore io direi di personalizzare il nostro occhio di merlo, che è il nostro, cioè il vostro emoji, occhio di merlo, visto che il merlo è un animale che dicono che comunque porta sfortuna. Allora, italiano, io direi di farlo, vediamo chi è quello, chi è che la faccia più da porta sfiga, lui. Ok, leggenda 5 minuti, personalizzata attuale, sì. Ragazzi, eccoci qua, come al solito, 1 luglio 2017. Andiamo a vedere le email, anche se le email non ci interessa niente delle aspettative, non ci interessa niente gli osservatori, non ci interessa niente di niente e di nessuno. Allora, prima cosa, aggiustiamo là il modulo. Dove? Qua. Ok ragazzi, il modulo l'abbiamo fatto. Adesso come seconda cosa dobbiamo andare in Hub Rosa e ovviamente dobbiamo sistemare i nostri giocatori. Allora, Audiero, puoi tornare al tuo posto. Perin, vabbè, Perin io ti vendo. A te stessa cosa ti vendo, Audero lo tengo, Brignoli può rimanere dov'è, Leali può rimanere dov'è, Pinstoio cancello, io lo do via, cioè lo cedo direttamente, Lirola può rimanere, Matiello io lo richiamo, poi vediamo, Del Fabbro puoi tornare alla Juventus, Garcia torna alla Juve, Barzagli lo vendiamo, a lui lo rimandiamo al suo posto, Del Fabbro, Rugani lo vendiamo, ottimo così, Garcia lo teniamo, Benatia lo vendiamo, Chiellini lo vendiamo, Bonucci non possiamo venderlo, cioè non possiamo cederlo ma lo vendiamo, De Sciglio lo stesso, Alessandro uguale, Marrone rimane al Bari, Matuidi lo cerchiamo di vendere, Pirlo lo manteniamo, Bernadeschi lo cediamo, Quadrato lo cediamo, Pjanic lo mettiamo in lista anche lui di vendita, Emre Can lo mettiamo in lista, Sturaro lo mettiamo nella lista di trasferimenti, Bentecur lo vendiamo, Kedira lo vendiamo, Rincon può rimanere lì, Tello lo richiamiamo dal Bari perché Tello, Mandragora, tutta questa gente qua sarà la gente che ci farà ripigliare benissimo, Castagnos puoi ritornare da noi, Del Sole puoi ritornare tranquillo, Dybala te ne puoi andare, poi vediamo Diego Costa se ne può tornare dov'è, Sakur puoi rimanere da noi, Mandragola puoi ritornare, vediamo Orsolini può ritornare da noi, Del Sole rimane, Pereira, questo nome qua strano che ogni volta non riesco a dirlo, Cherry vieni, cioè ritorna, Margiotta ritorna e CR7 ragazzi lo cediamo. Ok ragazzi, abbiamo sistemato più o meno tutti, penso di essere stato giusto a controllare tutto, non 65, quindi ci conviene 69, il più alto, 69, via Mandragora e dentro Del Sole. Ok ragazzi, prima cosa fatta, abbiamo sistemato la formazione e abbiamo sistemato il modulo. Adesso dobbiamo andare a prendere un po' di scarsoni. Allora adesso dobbiamo andare a comprare ovviamente questi giocatori qua. Andiamoci a prendere il primo giocatore che sarà la nostra nuova stella. Allora abbiamo 32 milioni, promessa va benissimo così. Vediamo quanto ci chiede, 2 anni ti direi io, tanto più o meno penso 4 anni vuoi, va bene, ti diamo 4 anni. Allora, clausola decisoria, no, non te la voglio dare perché tanto è inutile.
2006 più 33, onesto. Ok, benvenuto. Il primo acquisto, ragazzi, l'abbiamo fatto. Adesso io mi vado a buttare sull'iracheno, il nostro iracheno di fiducia. Dopo dobbiamo anche andare a puntare un kebabaro, come perché tutti quelli che mi seguono, ragazzi, che seguono le mie esonero challenge, sanno che noi in ogni esonero challenge prendiamo sempre sia un kebabaro che un cinese. Allora, ignora la clausola di rescissoria, ti do 60.000, dai, dai. Ok, anche il secondo siamo andati a prendere. Allora, come ultimo andiamo a prendere. Ah no, ancora due ne manca. Manca il terzino e il DC. Allora, età 18 anni, promessa, sì, fai come al solito, perfetto. 4 anni va più che bene, 4 anni. Ignora clausola rescissoria e ti do anche a te 70.000, ti do a te, tanto abbiamo soldi, ne abbiamo, quindi ok. Ci manca l'ultimo e poi, ragazzi, possiamo andare finalmente a vendere le nostre stelle per far fallire questa Juventus. Allora, ruolo promessa, ok. Poi, quanti anni vuoi? 5 anni di contratto, va più che bene, ottimo così. Accettiamo, la clausola non la vuole. Stipendio 2.100, bonus 26.000, va più che bene. Ok, ragazzi, siamo riusciti a prendere 4 scarsoni di quelli a Senatia, ragazzi, da parte del PSG. Allora, PSG, ragazzi, io qua me la voglio giocare bene. Allora, 26 milioni sono troppi. Io non so perché puntano così tanto. Io te lo do per 5 euro. Dai, 5 euro e Benatia se ne va. E soprattutto il PSG farà partire l'esonero a catena. Io però il Milan ci chiede quello là, ragazzi. Attenzione, dopo aver venduto Benatia per 5 euro al PSG, adesso andiamo a vendere al Milan, al mio Milan, ovviamente a 1 euro, visto che è il mio Milan, li vendiamo Mandzukic. Il nostro Leonardo contentissimo, intanto ci è arrivato un prestito. No, non lo do perché Sakur sarà il nostro gioiellino. Ok, offerta per Chiellini, ragazzi. Andiamo immediatamente a vendere il nostro Giorgione Chiellini. 37 milioni sono troppi, quindi abbassiamo ovviamente. Perfetto, e io chiedo 10 euro al City. Vai City, perfetto. Pep Guardiola, mercato aperto. Torino-Manchester, rinascita della Juventus. Ci sono arrivate 4 email. Allora, con due conferenze stampa, offerta per Pjanic. Allora, Pjanic, io lo vado a vendere pure Pjanic, così salta pure la partita contro la Lazio. Allora, chi è che lo vuole? Non ho visto. 51 milioni sono troppi anche per Pjanic. E Pjanic lo vendo a 20 euro perché Pjanic è abbastanza forte, quindi 20 euro ci starebbe. Ok, lo vuole il Chelsea di Antonio Conte. Colloquio, Dybala vuole giocare. No, Dybala non giochi. Ok, ragazzi, abbiamo la prima partita importantissima contro la Lazio, Supercoppa Italiana. Vediamo il risultato fra 3, 2, 1. 1-0, ragazzi, pulito pulito. Già prima coppa persa. Importante coppa persa, ottimo così, però saliamo di, non so perché, perdiamo, vendiamo i big, ma saliamo di overall, ma penso che sia una roba normale per iniziare. Importante per Rugani, ragazzi, io questa la voglio fare, la voglio trattare io come sempre, visto che ho una dirigenza di gente scarsa che non è capace, io 10 euro ve lo vendo, ragazzi. Fate andare Rugani in Russia, intanto Audero non se ne va perché Audero sarà il nostro in campionato. Andiamo a prendere Cabe Model e Banda, che sono i nostri due bomberini, gioiellini, scassonini, chiamateli come volete. Allora, proviamo a fare uno scambio. Io ti do, vediamo, ti provo a dare Bernadeschi, vediamo se ci riusciamo a levare dalle scatole. Bernadeschi no, poi in un terzino destro. E niente, ragazzi, andiamo con i soldi. Ti do 10 milioni per Cabe Model. Perfetto, hanno accettato. Quindi adesso andiamo a comprarcelo, a metterlo in squadra. Questo fortissimo
giocatore con il suo ottimo 46 di overall, ragazzi, questo sarà il gioiellino che ci farà retrocedere facili facili, puliti puliti, senza avere problemi, e siamo andati a prenderci il primo. Adesso andiamo direttamente subito a prenderci anche il secondo scarsone, che è Billy Banda, però penso che non riusciamo a scambiare nessuno. Allora, io come ti voglio dare de schifo. Dai, pigliatevi de schifo. No, volete un'ala sinistra? Alla sinistra abbiamo Spinazzola. Vediamo se volete Spinazzola. Ok, ragazzi, siamo riusciti pure a dar via Spinazzola per Banda. Roba bruttissima, a dirsi, nella verità sarebbe una cosa orrenda. Però noi siamo la Juventus, non ci facciamo problemi. E arriviamo fino alla fine, ragazzi. Hashtag fino alla fine, come dicono i tifosi della Juventus. Hashtag fino alla fine, ragazzi. Quindi ignoriamo la clausola rescissoria, vuole 1.600 e 20.500 di ingaggio, pure tranquillo. Spinazzola l'abbiamo mandato via. Andiamo a comprargli immediatamente quei due scarsoni, Akinfenwa e l'altro giocatore, inglesi entrambi un po' con i piedi storti, e vediamo se riusciamo a scambiarlo magari per qualche giocatore già più forte. Allora, portiere che siamo belli pieni, io direi gli darei Perin, però mi sa che non lo vogliono, no. Voi non alla sinistra, ok, non abbiamo nessuno, quindi gli diamo 11 milioni, dai, 11 milioni, ci sta, perfetti, bravissimi. Andiamo a prendere immediatamente, veloci, 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 e poi andiamo direttamente all'esonero, andiamo direttamente per essere esonerati, diretti, diretti, cruciale, mi dirà di no, vuole promessa, ma c'hai 35 anni, ma che promessa vuoi fare? Vabbè, durata un anno, ottimo. Clausola rescissoria non la voglio manco io. Ok, perfetto. E stipendio ti do 40.000. Vediamo se accetta. Perfetto, Akinfenwa è contento. Adesso andiamoci a prendere Brown, il secondo rinforzo. Diretto, diretto, fresco, fresco. Allora, offerta, cartellino. Tanto abbiamo già capito comunque che non riusciamo a dare via i nostri giocatori, 10 milioni sono buoni. Ok, possiamo andare a prendere direttamente, andare a parlare con il giocatore. Allora, vediamo. Ruolo promessa, adesso lo so io. Perfetto, lo sapevo, 3 anni va benissimo così. Ormai so il futuro, ragazzi, clausola non la voglio manco io. 8.305, ok, ragazzi, a posto. Siamo andati a prendere altri due scarsoni di quelli che ci servivano per la nostra squadra. Ti dico 30 euro, dai, 30 euro vitto alloggio, va tutto bene. Ok, José Mourinho è contentissimo, ottimo così. Ok, adesso possiamo andare direttamente alla partita contro il Genova in casa, ragazzi. Speriamo di fare una brutta figura in casa del Genova. E abbiamo perso 6-1 con il Genova. Aia, 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 ragazzi, questa fa male. Questa la dirigenza è importantissima, visto che quest'anno ho messo la Coppa oltre al campionato. Abbiamo perso 2-0 la prima di Champions del nostro girone, girone D, ragazzi. Sassuolo, andiamo direttamente con le simulazioni. 3-0 abbiamo perso, ottimo così. Ha segnato pure BB7, ragazzi, non so se siete riusciti a vederlo. E adesso abbiamo la Fiorentina, che è una delle nostre avversarie, lì vicino, sempre in zona retrocessione. Abbiamo perso 2-0, ottimo così, 6 settembre 2017, subito il derby Juventus-Torino, che abbiamo perso 3-0, ottimo così, ragazzi, stiamo andando che è una meraviglia. Andiamoci a fare la seconda partita di Champions League contro l'Offenwehr, che dovrebbe essere una squadra olandese. Se sbaglio, ragazzi, scusatemi. Abbiamo perso 4-0, ragazzi, 4-0, peso. Offerta per Dybala via. Anche Dybala io lo vendo perché pretende troppo, Dybala pretende di giocare, io Dybala non lo voglio far giocare, quindi 100 euro solo perché Dybala e solo perché è il Bayern Monaco, ragazzi. Meglio di così, vediamo come va. 62 di overall prima della partita contro l'Atalanta con il nostro nuovo portierone. Vediamo come pare, vediamo come va. 5-0 contro l'Atalanta, ragazzi. Il nostro portiere. 14 settembre, ancora non abbiamo finito settembre, già abbiamo l'overall bassissimo. Abbiamo perso 2-0
allo Stadium contro la Porto, la terza di Champions, se non sbaglio. Quindi adesso sì, abbiamo perso 2-0, quindi siamo usciti pure dai gironi di Champions. Siamo al 22 ottobre e già stiamo facendo una bruttissima figura. 5-0 contro l'Udinese. Sto vedendo che abbiamo un bel po' di infortunati, però abbiamo un bel 50, un bel rosso fuoco. Bello, bello, bello. Abbiamo perso 2-1, ottimo contro la Spal. Partita pulita, pulita. La Spal è una bella. Contro con la Juve mi sembra che abbiamo battuto il record pure che abbiamo fatto con l'Inter. Abbiamo perso 3-0 contro la Juventus, contro il Milan, scusate, 7 di Serie 7, adesso ci sarà KB7, 6-0 contro il Basilea, aia, 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 di Champions League, siamo vicinissimi all'esonero, ragazzi. Abbiamo perso 3-1 col Benevento in casa. Quindi, ragazzi, 13 novembre 2017, signor Di Merlo è stato esonerato, ragazzi. Missione compiuta, ragazzi. Quindi, ragazzi, mettete tantissimi like, scrivete sotto nei commenti di questa challenge quale volete che sia la prossima squadra che verrà esonerata. E detto questo, ragazzi, ci vediamo. Un salutone dal vostro FIFA Channel. Bella!